Si dice che in futuro tutte le campagne dovranno essere cross-mediali per raggiungere sia pubblici e distinti ma comunicanti tra di loro, sia lo stesso pubblico in ambiti differenti. Nella vostra, nostra esperienza, è un percorso già avviato o ci vorrà ancora del tempo per arrivarci? Prego. È una domanda crudele perché si dice che in futuro fotografa la situazione italiana. In Italia in effetti è normale dire si dice che in futuro perché sentiamo questa cosa molto lontana. Nel mondo è già il passato, per cui secondo me non può più esistere un'azienda che pensi di svolgere un'attività commerciale, di comunicarla senza avere un completo interesse e praticare tutti i canali. Quindi la comunicazione integrata non è, si dice che in futuro, è già il presente per molti, il passato per tantissimi, è un po' triste che in Italia sia vista in questo modo. Veramente d'accordo. Prego, Luigi. Assolutamente è così, nel bene e nel male. Se può, io ho un dubbio, una domanda a mia volta, ma richiedo anche aiuto ai presenti. Se sono le campagne a essere cross-mediali o sono i brand? E cioè, diceva nella domanda, ci sono pubblici diversi, su media diversi, eccetera. Per cui in realtà il brand, inteso come la personalità che sta dietro il prodotto, deve parlare forse in maniere diverse a questi pubblici diversi, in posti diversi, mi dico. Quindi forse il brand è sempre lo stesso, ma le campagne diventano differenti. È un po' come, diciamo un esempio, come se fosse un personaggio il brand, no? O come fosse una persona. Una persona più o meno, una personalità all'interno di alcuni contorni, poi a seconda degli ambienti in cui si va a collocare, si mette il completo piuttosto che le scarpe da ginnastica, io mi immagino. Quindi quello che comunque sta già accadendo, penso, con dei limiti magari in alcune aziende che non hanno ancora il coraggio di anche spendere qualcosa di più alle volte per parlare in maniere diverse, su mezzi diversi, ma non è tanto forse la cross-medialità della campagna quanto del brand, cioè sapersi declinare in posti diversi, aver voglia di andare in quei posti e avere il coraggio di farlo. Poi non è per tutti i brand, forse? Anche questa è una domanda che mi pongo. Ci sono alcuni brand magari che hanno una personalità, appunto, per cui non conviene andare a parlare in posti in cui non sarebbero ascoltati o accettati ancora bene. Quindi sì, con le pinze, ecco. Ok, ottimo punto di vista. D'altra parte, voglio dire, ma sempre, le campagne più efficaci, quando, anche prima del web, quando hanno utilizzato diversi mezzi, hanno dovuto sempre mimetizzarsi o comunque identificarsi all'interno di quel mezzo, che è diverso, ogni mezzo è diverso dall'altro, tanto più oggi, quando c'è un contatto quasi individuale. Tin. Sì, cross-medialità sì, di campagne brand assolutamente. E possiamo dire che è presente per alcune aziende, okay, alcuni brand, e futuro per tanti altri ancora, cioè non riescono ancora a concepirlo. E infatti la difficoltà maggiore, che almeno nella nostra esperienza, è quello di far capire al cliente che deve adattarsi al modo di comunicare, cioè conoscere il mezzo, comunicare in modo diverso, fare azioni diverse, declinarlo almeno. L'ideale sarebbe proprio ragionarlo a monte, però spesso non è così. Ed è un peccato perché si sottovalutano adesso tutti questi canali che con budget minori possono rendere molto creare molta più visibilità, molto più rumore, molta più interazione. Quindi spero, cioè, tra l'altro è uno dei nostri obiettivi, è lavorare molto nella evangelizzazione dei nuovi canali. E vedo che fortunatamente i giovani sono molto, capiscono molto, si smanettano molto, e questo è l'approccio più corretto. E le persone che prima tendevano a imporre, okay, un loro punto di vista, adesso devono sempre diventare più grandi ascoltatori e adeguarsi ai consumatori, alle persone che utilizzano il prodotto, si legano al brand o usano un servizio. Questo. Grazie. Paolo Inogilvi. Ma Inogilvi
almeno l'esperienza che ho io su molti dei brief che arrivano sui nostri tavoli è che a volte l'idea di media si perde un po' e quindi sono le idee poi a diventare cross mediali naturalmente, nel senso che io sospetto un po' della campagna cross mediale a monte, nel senso che è solamente quando hai tra le mani un'idea che ti rendi conto del suo potenziale espressivo, per cui quando ce l'hai tra le mani ed è un'idea che è nata in maniera del tutto neutrale dal punto di vista media, beh, quando cominci a, insomma, a intravederla, capisci se può star bene. Il cliente ultimamente, almeno i grandi clienti, difficilmente arrivano sui nostri tavoli con famo il 30 secondi o facciamo la campagna stampa. Sempre più arrivano sui nostri tavoli, sto parlando di grandi clienti, con un problema di comunicazione. Poi l'abilità dell'agenzia è quella di capire come risolvere quel problema e attivare le risorse giuste per risolverlo. In questo senso a monte la campagna, secondo me, da un punto di vista media è abbastanza neutrale, quasi sempre. Poi quando abbiamo tra le mani un'idea, la nostra intelligenza è quella di capire su quali media questa campagna può abitare, attenzione, non presidiare, perché sennò ci scappa la voglia di andiamo ad aprire la pagina su Facebook così, perché fa sci che non impegna, e poi hai in televisione il 30 secondi del Camosciamo e la pagina su Facebook del Camosciamo che non si fila nessuno. Con tutto il rispetto per chi quella cosa l'ha pensata, però diciamo che non ha il Camosciamo non ha un grande potere aggregante e forse nessuno l'ha chiesta e fuori da Facebook ci stava forse meglio. Quindi attenzione alle etichette, nel senso cross-mediale è un'altra etichetta dei nostri giorni, esattamente come il crowdsourcing, esattamente probabilmente come quella che sentiremo dopo. Però sta alla nostra capacità e noi di creatività ci occupiamo e quindi di fare in modo che le idee abitino nel modo migliore. Tutti gli strumenti che in questo momento abbiamo a disposizione sono tantissimi, ognuno ha una propria psicologia, ognuno ha un proprio atteggiamento nei confronti delle persone, noi dobbiamo saperlo leggere, interpretarlo e metterci lì un po' in un angolino dove nascosti quando possiamo oppure in maniera assolutamente esplicita quando ce n'è dato modo. Sono veramente illuminato.